poco finita la partita opera, l'esmolo opera, 6-3, 6-1 per opera. Una partita più o meno come l'andata, alla fin fine, che si è decisa negli ultimi secondi. E un primo tempo opera passeggiava. Sembrava una partita estate di fine stagione. Il secondo tempo aumentato il ritmo, di fa suo meglio, è stata molto più attenta e ha recuperato quel gap iniziale. Io credo onestamente che la terza partita sarà una partita completamente diversa dalle due. Sì, grazie a Dio abbiamo invertito i due punti con i quali abbiamo pagato, quindi in questo momento abbiamo pareggiato la serie anche come differenza canestri, paradossalmente, e secondo me non è casuale, anche perché se noi pensiamo ai vantaggi e agli svantaggi, la costante delle due partite sono stati dei grossi vantaggi iniziali da parte loro, oltre i 10 punti, ma una volta che noi abbiamo rintuzzato, e grazie al cielo anche oggi siamo riusciti anche molto in tempo breve a rintuzzarli, a passare punto a punto, da lì in poi i massimi vantaggi sono stati nell'ordine dei 4-5 punti, come a gara 1 tendenzialmente. Forse gara 2, gara 1 noi siamo andati avanti di 7 a un certo punto. Però questo denota un certo equilibrio abbastanza marcato nella serie e secondo me sì, può essere come dici tu, nel senso che comunque sì, nel momento in cui qualcuno riesce a dare uno strattone, probabilmente in gara 3 potrebbe, proprio per la tensione psicologica che c'è ed è percettibile, perché il numero di errori da parte dei, anche banali, da parte di entrambe le squadre è sotto gli occhi di tutti e penso che non sia avulso dal fatto che comunque, più che stanchezza, anche perché oggi non si è giocato dei ritmi particolarmente alti, c'è proprio una questione di natura psicologica, ma sto dicendo un'ovvietà, perché arrivati a questo punto è la cosa più normale. Sì, ma giustifica il fatto il ritmo blando del primo tempo, che la squadra non si è potuta allenare in questi ultimi tempi al meglio, ha degli infortunati, no, purtroppo. Non si è potuta allenare, non si è potuta allenare al meglio, nel senso che noi veniamo da un paio di settimane di allenamenti in 7-8 e quindi inevitabilmente abbiamo accettato di fare questo. Magari involontariamente è stato questo tipo di tattica, involontariamente. Però subire 20 punti all'inizio. No, 28 punti addirittura nel primo quarto, assolutamente inaccettabile. E eravamo già arrabbiati per i 21-22, mi pare, del primo quarto. Oggi onestamente abbiamo cominciato la partita in maniera ancora peggiore dal punto di vista dell'intensità. Quando sappiamo benissimo, perché questo è quello che ci ha insegnato gara 1 e che poi si è visto anche oggi quando abbiamo rintuzzato lo svantaggio, che paradossalmente anche se giochiamo con assetti grossi, se riusciamo ad essere aggressivi la partita cambia tendenzialmente a nostro favore. Quindi di conseguenza io mi auguro che il fatto che abbiamo imparato la lezione da questi due primi quarti ci permetta di non fare il medesimo primo quarto. Anche faccio un discorso di parte per dire... Io ho il presentimento che la terza partita può essere diversa dalle due a favore di una squadra o di un'altra, ovvio, non è che può essere diversa a favore di opera. No, secondo me chi riesce a dare uno strappo... Ecco, l'equilibrio verrà spezzato, secondo me. Sono convinto anch'io perché siamo un attimino sul filo del rasoio. Si è visto un secondo tempo, bisogna essere obiettivi, nel senso è stata una partita brutta questa e non poteva essere bella. Però... Solo un lato positivo che è stata commentata live. Non abbiamo avuto un segnale eccezionale, purtroppo non colpa nostra, però abbiamo avuto un buon riscontro. Mi auguro che almeno chi vede la partita non si renda conto tramite un play by play che magari segna solo palla persa, tiro sbagliato, capisco. Abbiamo avuto dai 30 ai 35 visitatori sempre collegati, quindi per la prima volta è stata una bella esperienza anche da parte nostra e cercheremo di fare sempre delle cose sempre più belle per questo bellissimo sport. Comunque ci sentiremo alla prossima partita. Va bene? Grazie, siamo coach. Ancora vivi. Grazie, coach. Sebastiano, purtroppo una partita che, come dicevo al coach di opera, più o meno identica a quella dell'andata per quanto riguarda il finale. È un primo tempo tutto vostro, con opera a un ritmo blando, e il secondo tempo di opera e poi parità perfetta fino alla fine. Ma se devo dirla tutta, oggi noi abbiamo fatto cacare. Abbiamo giocato 10 minuti di pallacanestro più 15, poi abbiamo
regalato 30 minuti opera, questa è la sintesi della partita. Certo, perché se voi ammazzate, quasi ammazzate la partita nel primo tempo e poi tenete un comportamento passivo nel secondo. Ma più che passivo, passare la palla agli altri un'azione su due mi sembra, non so, oggi veramente abbiamo giocato una partita allucinante. Opera è stata brava a tenere sul meno 15, però onestamente la partita l'abbiamo persa noi, non l'ha vinta Opera. Abbiamo sbagliato passaggi da mini basket, abbiamo fatto 2 su 8 nei momenti importanti sui tiri liberi, siamo mancati completamente nei nostri lunghi. Esatto, rispetto all'andata ovviamente i vostri lunghi... Ma mancati non per i punti, mancati proprio non c'erano mentalmente, ci hanno mangiato in testa a rimbalzo e poi soprattutto in attacco non è, se chi ha visto la partita non è uno scherzo, ogni azione, un'azione su due noi davamo la palla loro, ma passaggi da mini basket, per cui credo che è stata un'occasione clamorosa per vincere e salvarci, perché comunque oggi nel secondo tempo Opera, comunque nonostante noi abbiamo giocato veramente una partita orribile, più di 5-6 punti non ha mai avuto comunque lo sprint per una partita normale, una squadra contro noi oggi deve vincere di 30 punti, perché non è possibile giocare questa partita in questa maniera. Opera si giocava appena appena, vinceva di 20-30 punti questa partita. Chiaramente Opera ha i suoi problemi come noi. Certo, problemi fisici non indifferenti. Esattamente, però è una occasione clamorosa per salvarci. Opera ha meritato di vincere perché ha approfittato della nostra partita orribile e quindi andiamo a gara 3 come è giusto che sia. Comunque questa sera ti potrai vedere il quarto tempo integrale, live, che l'abbiamo fatto per la prima volta questa sera. È stata una bella esperienza, purtroppo quel segnale è quello che è, però qualcosina abbiamo fatto. Diciamo che complimenti a Cane Caccia, sicuramente eviterò di vederla perché so già dove abbiamo sbagliato. Sei già. Però siamo orgogliosi di quello, certo, che stiamo facendo. Ci sentiamo, ci rivedremo alla partita di ritorno. Grazie. Che credo che, come ho detto anche al coach, questo equilibrio sarà spezzato o da una parte o dall'altra. Vediamo. Vediamo. Okay, grazie.